Racconti di paura. Il giardino pauroso di Erika. C'era una ragazza di nome Sara che aveva 14 anni. Aveva un brutto vizio, cioè la mania di essere appassionata della bellezza delle mani e del giardinaggio. Ed un giorno pensò e pensò. Alla fine le venne un'idea, quella di unire le mani con il giardinaggio. Allora, a scuola, cominciò a tagliare le braccia degli alunni. Riuscì a creare un giardino che, al posto delle piante, aveva mani di tutti i tipi. Anche se era traumatizzante, a Sara questo giardino piaceva.